d'altro risuo, e quando altrove l'anima è fuss, ti strilli d'una ciccia che fissa. Ti suona ancora l'ore di mamma, primo suo grido di meraviglia, di mure quindi con la sua bianca. Oh!
Fanno ingresso all'interno della piazza il gonfalone del Comune di Siena, la comparsa storica dell'Università di Siena con il Labaro, i direttori di dipartimento e il magnifico rettore.
Buonasera. Buonasera a tutti. A nome dell'Università di Siena, che ho il privilegio di rappresentare, vi do il benvenuto stasera. Oggi noi celebriamo due eventi molto importanti per la nostra comunità: il conferimento della laurea magistrale ad honorem in strategie tecniche della comunicazione a Piero Angela e il graduation day dei laureati dell'Università di Siena nell'anno accademico 2017-2018. Sono due celebrazioni molto importanti per noi ed è il motivo per cui abbiamo scelto di tenerle qua in Piazza del Campo. Vorrei ringraziare, perché poi non ci sarà tempo per farlo dopo, vorrei ringraziare tutto lo staff dell'Università di Siena che assieme allo staff del Comune di Siena ha reso possibile l'allestimento, questo bellissimo allestimento in questa piazza straordinaria. E vorrei ringraziare gli studenti tutor dell'Università di Siena che si sono adoperati per agevolare la vostra sistemazione e con loro l'Associazione degli Studenti Uredio che coprirà l'intero evento. Adesso possiamo iniziare con la prima parte della cerimonia, cioè il conferimento della laurea magistrale ad honorem. Prende la parola il professor Alessandro Innocenti, direttore del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, per leggere la motivazione con la quale il Dipartimento ha proposto il conferimento della laurea magistrale honoris causa in strategie e tecniche della comunicazione a Piero Angela. Il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive ha approvato all'unanimità il conferimento della laurea magistrale ad honorem in strategie tecniche della comunicazione a Piero Angela per la sua ampia ed attenta attività di comunicazione, che è sempre stata rivolta all'educazione scientifica, intesa come componente essenziale di una cittadinanza attiva e consapevole. Questo importante contributo è stato associato ad un lungo e proficuo utilizzo del mezzo televisivo, volto a divulgare ad un'ampia platea non solo il contenuto delle varie discipline scientifiche, ma anche a promuovere il metodo razionale nelle grandi questioni del dibattito pubblico, in netto contrasto con le tendenze e gli atteggiamenti antiscientifici. Prende la parola il professor Giovanni Manetti, professore ordinario di semiotica dell'Università di Siena, per la lettura della Laudatio. L'Università di Siena, nei suoi oltre 700 anni di esistenza, ha sempre portato avanti una linea di ricerca e di diffusione del sapere improntata ai valori della laicità e del metodo scientifico razionale. Piero Angela non ha bisogno di presentazione perché è un personaggio che tutti conoscono
e apprezzano per le qualità di comunicatore e di straordinario divulgatore di tematiche scientifiche, che padroneggia con competenza e sa presentare nel modo giusto al grande pubblico. Non si possono poi dimenticare le attività di profondo valore civico-culturale, come ad esempio la fondazione nel 1989 del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, nel quale si affrontavano tematiche che risultano di grande attualità in relazione al dibattito in corso sulle fake news e sulla post-verità nell'ambito dell'informazione e della comunicazione in genere. In tutte le attività comunicative svolte da Piero Angela si sono dimostrate fondamentali due qualità: la chiarezza, innanzitutto, i grecisti riconosceranno l'espressione safeneia, e la dimensione ludica, il geloion, ovvero l'atteggiamento del ludendo discere, che crea complicità comunicativa con il proprio pubblico. Ne costituisce un esempio speciale l'uso degli straordinari cartoni animati elaborati insieme a Bruno Bozzetto. Chiarezza e umorismo costituiscono dunque la vera e propria cifra della proposta comunicativa di Angela, che è risultata fortemente innovativa entro il panorama in cui è nata e che si è dimostrata capace di attirare anche le generazioni via via più giovani. Sono ormai tre queste generazioni, quelle di coloro che hanno seguito e apprezzato i programmi di Piero Angela. Concludo con questa osservazione. Piero Angela ha appena compiuto 90 anni, ma la sua mente e il suo entusiasmo sono quelli di un giovane studente, come voi, come siete stati voi. Quella di un clerico vagante moderno, sempre in cerca di novità. La laurea che oggi gli è stata conferita, che gli viene conferita, voleva alludere anche a questo aspetto. Tutta la sua carriera professionale, l'impegno profuso nell'attività di divulgazione scientifica, ma anche l'invenzione di un metodo efficace per comunicare una visione razionale del mondo e dei problemi della contemporaneità, rendono Piero Angela un modello a cui tutti coloro che intraprendono il affascinante percorso delle scienze della comunicazione possono e devono guardare. Grazie Piero Angela. E a tenere la sua dissertazione dal titolo Il ruolo della tecnologia nella società moderna. Grazie, siete molto gentili, questa accoglienza mi commuove veramente, in questo posto magnifico, veramente trovarsi qui a Siena in questa giornata così bella, con le parole così straordinarie che mi sono state dette da chi ha fatto la laudatio, grazie veramente. E io ringrazio il rettore e il corpo accademico per avermi promosso come studente ancora attivo, e quindi non mi voglio trattenere a lungo perché la cerimonia di oggi è dedicata ai miei colleghi che si stanno laureando e che si sono laureati, però non posso dire alcune cose. Intanto, come questa laurea mi fa piacere perché tutti noi di Superquark, la ritiro a nome di tutta la squadra che da tanti anni lavora
per portare al pubblico la conoscenza di quello che la scienza e la tecnologia stanno scoprendo, perché questo è un marchio di qualità per noi, il riconoscimento che la comunità universitaria e accademica apprezza il lavoro che facciamo, malgrado la divulgazione che è insita nei nostri programmi, che richiede sempre una semplificazione, ma una semplificazione corretta. Io dico sempre dalla parte degli scienziati per i contenuti e da parte del pubblico per il linguaggio. Il linguaggio è veramente una chiave che apre le porte della conoscenza. Me ne sono reso conto in tantissime occasioni, parlando con persone semplici, ma anche con persone colte, perché si parla a un avvocato di fisica, ma quanto ne sa? Ma se si parla di chimica a un tecnico d'arte. E tutti noi abbiamo bisogno di conoscenza, specialmente la scienza, che non può essere letta nei testi originali. Quindi tutti noi possiamo leggere Dante Alighieri nella Divina Commedia, ma quanti possono leggere un articolo che compare su una rivista scientifica? Ecco, quindi in questo campo, più che in altri, la divulgazione è necessaria, che io la vedo come una traduzione dall'italiano in italiano. Vorrei dire due parole però anche ai nostri laureati, visto che sono stato come considerato anch'io, ma a me mi ha fatto molto piacere quello che lei ha detto, perché è vero che sono 90 anni, ma insomma la macchinetta qui io me la sento sempre quella di tanti anni fa. E a questi studenti vorrei dire questo: per voi questa è una giornata molto importante, perché è la fine del vostro percorso di studi dopo tanti anni, già prima, ma poi all'università, un impegno anche per fare bene, fatica, studi, rinunce a tante cose per ottenere questa laurea. Quindi siete arrivati in cima alla collina adesso e vi guardate intorno. E cosa c'è davanti a questa collina? C'è un paesaggio di un futuro molto complesso e non decifrabile, perché i cambiamenti sono rapidissimi e non riusciamo a capire dove ci porterà, soprattutto lo sviluppo tecnico-scientifico. Voi vivrete in questo secolo, è il vostro secolo. Come sarà Siena, l'Italia, il mondo nel 2048, nel 2061, nel 2076, nel 2084? Voi lo vivrete. Pensate come è cambiato il mondo nell'ultimo secolo. Io spesso cito mio padre, che tra l'altro, pensate, si era laureato in medicina nel 1899, e io a casa ho la fotografia del gruppo dei laureati dell'epoca, ci stanno tutti in una fotografia. E perché? Perché era l'epoca in cui si lavorava nelle campagne a mano. L'Italia era una civiltà contadina, 70% degli italiani lavoravano nei campi, oggi solo il 4%, negli Stati Uniti meno dell'1%, produce il cibo, molto più cibo del passato per tutti e esporta. E perché è successo questo? E qui è la riflessione che vi invito a fare, perché io insisto molto nei libri e anche nei programmi su questo punto. C'è un fatto che non sia stato mai abbastanza svalutato. Quello che è successo è che qualcuno ha inventato un'energia trasportabile, cioè una forma energetica che si può
trasportare non è solo la ruota del mulino che gira nella macchina. Allora succede che le ruote girano nei campi, nelle officine, nelle strade, nei vani, persino nell'aria, tutto cambia. Improvvisamente il costo degli oggetti crolla perché l'efficienza produttiva permette a tutti di accedere a certe cose che prima erano inaccessibili, l'energia si moltiplica, tutto quanto cambia e dall'analfabetismo di massa, 70% degli italiani erano analfabeti all'unità d'Italia, si passa alla scuola di massa, all'università di massa. L'energia cambia il mondo e la condizione dell'uomo. La liberazione femminile, io qualche volta ho scritto in modo polemico, è un sottoprodotto del petrolio, nel senso che la donna più o meno può studiare, oggi sono più brave donne, sono più laureate, si laureano meglio, non so perché, ma le statistiche dicono questo in generale, ma è anche la liberazione dell'uomo, e anche la democrazia, perché senza conoscenza, senza saper leggere e scrivere, senza comunicazione, senza capacità di aggregarsi, con una capacità economica di sostenersi e di creare delle strutture che si oppongono al potere assoluto, tutto questo è in funzione delle tecniche sviluppate dalla scienza e attraverso lo sviluppo tecnologico. Non voglio dilungarmi su questo, però qual è il messaggio che esce con la M maiuscola o minuscola, come volete, è che il futuro sarà in gran parte determinato dalla capacità del nostro paese di essere competitivo in un mondo che sta diventando estremamente aggressivo, lo vediamo specialmente i mercati dell'Oriente, e quindi se vogliamo avere occupazione, reddito e tutto il resto, dobbiamo essere bravi nella ricerca, nello sviluppo, oltre che naturalmente nei valori e nell'educazione. Com'è possibile che l'Italia, un paese qui, siamo il centro del mondo, il Rinascimento è stato qui il grande momento della capacità dell'uomo di liberarsi da tutte cose e progettare il futuro. Ma com'è possibile che le nostre scuole in Italia, mediamente, siano le ultime in Europa nei risultati scolastici a 15 anni, in base alle... Quindi, diciamo, ci vuole uno sforzo educativo molto forte, ma ci vuole soprattutto da parte di coloro che hanno la responsabilità a vari livelli di governare il nostro paese, di investire molto di più nella scienza, nella tecnologia, che sono i veri fattori di cambiamento, come si è visto nel secolo scorso, ancor più nel prossimo secolo. Voi sapete, queste nuove tecnologie stanno già creando disoccupazione in tanti settori, stanno creando però opportunità in tanti altri settori. Lì si gioca la partita. Allora è difficile capire il futuro come sarà, è come una partita a scacchi, non si sa come sarà la posizione dei pezzi tra 10 e 15 mosse, però si sa che se si gioca male, se non si preparano bene i pezzi sulla scacchiera, si perde. Ecco, questo io voglio dire. Il vostro lavoro, quella dell'università vi ha preparati per una cultura di fondo e una formazione professionale che serve nel vostro lavoro. Ma i lavori cambieranno rapidamente. Il mio lavoro mica esisteva nell'Ottocento, neanche nel Novecento. È cominciato ad esistere 60 anni fa. Ci saranno una marea di nuovi lavori e professioni. Bisogna essere pronti a farlo. Non si finisce di studiare, cari colleghi studenti, bisogna studiare per sempre. E questo è il messaggio, cercare sempre l'eccellenza, sia nello studio ma anche dopo. Non accontentarsi della routine.
Guardate che il mondo sarà difficile, ma per chi cerca l'eccellenza avrà sempre le porte aperte. Grazie. Il rettore consegna a Piero Angela il diploma di laurea magistrale honoris causa in strategie e tecniche della comunicazione. Il rettore consegna a Piero Angela l'anello dottorale. Signor Prefetto, Vice Sindaco, Vice Ministro, autorità tutte, Dottor Piero Angela, Dottoressa Rosella Postorino, direttrici e direttori dei dipartimenti, colleghe e colleghi docenti e del personale tecnico amministrativo dell'Università di Siena, dottoresse e dottori, gentilissimi ospiti tutti. Benvenuti alla proclamazione delle laureate e dei laureati dell'Università di Siena dell'anno accademico 2017-2018. Per me, che ho l'onore di rappresentare l'Università di Siena, è motivo di grandissima soddisfazione vedervi così numerosi oggi qui a Siena, nella piazza più bella del mondo, richiamati dal nostro invito a condividere la soddisfazione per il traguardo che avete raggiunto. Vorrei iniziare questo mio breve messaggio di saluto ringraziando l'amministrazione comunale e in particolare il sindaco avvocato De Mossi, oggi impossibilitato a partecipare alla cerimonia per un impegno pregresso, per aver accettato la nostra richiesta di svolgere il Graduation Day qui in Piazza del Campo, il luogo simbolo della nostra città. Il luogo nel quale i senesi si riuniscono e si sono sempre riuniti nelle occasioni importanti, come quando 126 anni fa i priori delle 17 contrade chiamarono a raccolta l'intera città per protestare contro la paventata soppressione dell'Università di Siena. Vanto e lustro della nostra città, così si legge nel manifesto dei priori, che era stata sciaguratamente proposta la soppressione, dal ministro dell'istruzione pubblica dell'allora governo e che fortunatamente non fu mai realizzata, grazie anche all'insorgere della città coesa di fronte alla santità della causa. Sono ancora le parole originali del manifesto di chiamata a raccolta, che era evidentemente necessario difendere.
Ritengo simbolico festeggiare la proclamazione delle lauree qui, in Piazza del Campo, luogo solenne ma teatro di vita quotidiana, tempio e casa allo stesso tempo, civicamente sacro ma mai distante e sempre familiare, e soprattutto luogo di accoglienza, di inclusione, di condivisione, favorito in questa sua funzione da una forma che abbraccia i suoi ospiti e li fa sentire parte della propria storia. A me piace pensare che i senesi che negli anni hanno partecipato all'evoluzione architettonica della piazza avessero in mente proprio questo preciso obiettivo: farne un centro vivo di incontro e dialogo, farne cioè il simbolo di una Siena che accoglie, come fa da oltre 778 anni con i propri studenti, sin da quando il Comune di Siena finanziava il suo studium, agli albori della sua fondazione, con i proventi delle tasse di quanti affittavano stanze agli scolari e con questi cercava di mantenere alto il livello dell'insegnamento, chiamando a Siena buoni maestri. Ecco, laureate e laureati, esservi iscritti a Siena 2, 3, 5, 6 anni fa, a seconda del corso che avete intrapreso, ha significato anche iscrivervi a questa storia, che qui conserviamo gelosamente e della quale adesso siete parte integrante. Una storia, però, che non finisce con il conseguimento del vostro titolo, ma che è diventata parte di voi, cementata dal senso di appartenenza ad una istituzione, ad una comunità, ad una città. Lo stesso senso di appartenenza che ha spinto qualche anno fa un gruppo di ex studenti dell'Università di Siena a costituire l'associazione Siena Alumni. Negli ultimi 5 anni l'associazione è cresciuta nei numeri e soprattutto nella quantità e qualità delle iniziative, sostenuta dall'entusiasmo e dalla passione di chi, in qualsiasi parte del mondo si trovi, non ha dimenticato la sua mater universitas e contribuisce al suo prestigio attraverso la partecipazione a quella grande rete di contatti transnazionali che si chiama appunto Siena Alumni e che ha qui, in questa città, in questa università, il suo ombelico. La testimonianza vivente di questo entusiasmo e di questa passione è la presidente dell'associazione, Cinzia Angeli, laureata in scienze economiche e bancarie nell'anno accademico 1993-94, con il cui saluto chiuderemo questa cerimonia dopo la consegna delle pergamene. Adesso anche voi siete diventati alunne ed alunni dell'Università di Siena e, se vorrete, potrete iniziare a partecipare alle iniziative di Siena Alumni, incluse quelle organizzate dalle associazioni satelliti a contenuto disciplinare, quali UBES e USOPS, che ringrazio. Siete diventati quindi parte di una rete che lega chi questa esperienza l'ha già fatta e ne è rimasto segnato. Rete di cui, come tradizione per i nostri graduation day, cerchiamo di dare una testimonianza diretta proprio in questa giornata a voi dedicata. Tra questi saluto cordialmente il professor Lorenzo Fioramonti, dottore di ricerca in politica comparata ed europea dell'Università di Siena nel 2005, adesso ordinario di economia politica presso l'Università di Pretoria, nonché vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A lui chiederò più tardi un breve saluto, sia in ragione del suo prestigioso ruolo ministeriale, sia anche, magari, per ricordare la propria esperienza di dottorando a Siena e l'impatto che essa ha avuto sulla propria carriera accademica. Dopo di lui avremo il piacere di ascoltare la nostra testimonial odierna, la dottoressa Rosella Postorino, scrittrice, laureata nella nostra facoltà di lettere e filosofia nell'anno accademico 2001-2002. Rosella, che ringrazio per la disponibilità, si è distinta recentemente
per l'assegnazione del prestigioso premio Campiello al suo romanzo Le Assaggiatrici, un vibrante racconto dell'esperienza di un gruppo di donne tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale. Rosella è la migliore testimonianza di una studentessa che ha affrontato l'esperienza universitaria con la passione e la tenacia di chi persegue un sogno e riesce a realizzarlo. Sono curioso di ascoltare dalle parole di Rosella il racconto della sua storia, nella convinzione che possa essere di ispirazione per tutti voi. Da pochissimi minuti è diventato parte di questa rete anche Piero Angela, che arricchisce ed impreziosisce la nostra comunità con il suo prestigio e la sua storia di giornalista e divulgatore. Per i ragazzi della mia generazione e per quelli di molte generazioni successive, animati da un briciolo di interesse per la scienza e per la conoscenza, Piero Angela ha rappresentato una specie di Virgilio. La metafora mi sembra opportuna, avendo appena avviato assieme alla vicina Università per Stranieri le celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Una specie di Virgilio, dicevo, che ci ha accompagnato in un viaggio tra i segreti della scienza, con parole, immagini, racconti, semplici ma mai banali. Un gigante del giornalismo e della divulgazione, sulle cui spalle siamo tutti saliti per osservare meglio il mondo, dall'infinitesimamente piccolo all'infinitamente grande. Ci ha aiutato Piero Angela ad amare la conoscenza, unico bene, come diceva Socrate e come recita lo slogan della nostra rassegna di seminari divulgativi denominati Studium, e a valorizzarne il supporto, il supremo valore di emancipazione sociale. Piero Angela è stato illuminato precursore della divulgazione scientifica e su questa ha realizzato la sua formidabile carriera, che per inciso è ancora attiva e costituisce tuttora un fulgido punto di riferimento. Egli è stato un pioniere di quell'attività di cui le università hanno cominciato ad interessarsi soltanto da poco tempo: uscire dalle torri di avorio e preoccuparsi di parlare di più con la gente, imparare ad usare anche un linguaggio semplice e comprensibile, senza banalizzare ciò che è complesso, rendere accessibile la conoscenza affinché tutti ne possano godere e affinché il sapere diffuso serva a far progredire l'umanità, come ha sempre fatto. Ci sentiamo anche noi investiti di questo ruolo, di questa missione, e conferire la laurea ad onore a Piero Angela, oltre a rendergli omaggio per tutto ciò che ha fatto per la divulgazione, è il modo più significativo per manifestare questo nostro impegno. Un impegno che ogni anno si arricchisce di nuove iniziative, partendo dalla formidabile esperienza di Bright, la notte dei ricercatori, che anche quest'anno a fine settembre, con la collaborazione del Comune di Siena e di molti altri partners, tornerà ad animare le vie della città. Per divulgare la scienza non basta essere bravi scienziati, occorre anche essere bravi comunicatori. Ecco perché l'associazione Siena Alumni ha deciso di dedicare il tradizionale appuntamento Connessioni, che precede il Graduation Day, ieri sera nella Fortezza Medicea, proprio al tema della comunicazione. A quella riflessione abbiamo voluto dare tagli diversi, perché la comunicazione è una delle attività umane più poliedriche, e proprio in questa poliedricità si trovano gli strumenti giusti per veicolare qualsiasi forma di conoscenza, anche quelle più complesse. Da oggi, laureate e laureati, anche voi sarete ambasciatori della conoscenza nel mondo, in virtù del percorso che avete fatto, che avete scelto di fare e che siete riusciti a completare. Partite da una piccola città di provincia, ma con un cuore antico e con radici profonde, alla conquista del mondo. Da oggi la società comincerà a chiedervi di contribuire allo sviluppo. Perché ricordatevelo bene, non siete voi ad aver bisogno della società, è la società, il paese, il pianeta che hanno bisogno di voi, delle vostre competenze, della vostra conoscenza, per costruire un mondo più giusto, più equo e più sostenibile.
di questo vostro ruolo, dottoresse e dottori dell'Università di Siena, che deriva dal titolo che avete conseguito. Con gli sforzi fatti negli ultimi anni, voi dovete essere orgogliosamente consapevoli e dovete trarre da questa consapevolezza l'energia e la convinzione che vi saranno necessarie per affrontare le sfide della società. Parafrasando una canzone americana degli anni 70, se ce l'avete fatta ora, ce la potete fare sempre e ovunque. Vi saluto con grande affetto e vi auguro un radioso futuro. Grazie. Prende la parola il vice sindaco del Comune di Siena, dottor Andrea Corsi. Sì. Saluto le autorità, ringrazio il rettore, un saluto particolare al dottor Piero Angela che ci ha onorato della sua presenza qui oggi. Un rapidissimo benvenuto a chi è giunto oggi a Siena da fuori della nostra città, un ben ritrovato ai senesi e porto il saluto dell'amministrazione comunale raccontandovi un piccolo episodio che mi è venuto in mente stamattina e che penso riguardi e possa essere fonte di orgoglio per ognuno dei dottori che celebriamo oggi. Sapete, la vostra esperienza, quello che avete portato in fondo in questi anni impegnativi nella nostra città, era già scritto, era già presente nell'ideale di città che i nostri antenati hanno prefigurato. Perché se qualcuno di voi ha in mente, ha presente l'allegoria del buon governo e gli effetti del buon governo che sono mirabilmente illustrati nel Palazzo Pubblico di Siena, probabilmente avrà individuato già lì la vostra figura. Cioè, è presente nel buon governo in città l'università. Questo testimonia il fatto che voi siete parte di questa storia, siete parte di quella Siena ideale, sempre più bella, sempre più ricca, sempre più accogliente e attraente, che vogliamo costruire, anche con il vostro aiuto, di chi intenderà, una volta conquistato il mondo, o tornare qui o conquistarlo partendo da Siena. Grazie a tutti voi e complimenti. Prende la parola il vice ministro all'istruzione, università e ricerca, il professor Lorenzo Fioramonti. Buonasera a tutti, io ringrazio il magnifico rettore e i colleghi direttori di dipartimento per avermi invitato a questa bellissima cerimonia. In questa piazza bellissima, in una città che mi ha dato molto, perché come ricordava il rettore, io sono stato studente a Siena ormai oltre 10 anni fa, ho fatto qui il mio dottorato di ricerca, ma soprattutto ho imparato qui ad essere parte di una comunità scientifica. Ho avuto il privilegio di essere all'interno di una struttura che mi ha permesso di imparare ad amare la ricerca e farlo con donne e uomini di tutto il mondo. La comunità scientifica di Siena non ha nulla da invidiare alle migliori università del mondo, questo l'ho imparato qui, l'ho imparato giorno per giorno, anche in questa piazza, che come tutti sapete d'estate diventa una bellissima spiaggia di culture e di conoscenze e saperi diversi. Ho imparato anche a divertirmi studiando, so che voi lo avrete fatto in questi anni, il percorso di ricerca e formazione non deve essere un percorso complicato, non deve essere a molte sfide, ma anche un bellissimo momento di crescita personale. Quindi
Io sono diventato professore universitario, ormai da un anno e mezzo mi occupo di università come viceministro con la delega all'università e alla ricerca. E quello che voglio dirvi, anche collegandomi a quello che diceva il neodottore Piero Angela, è che nessuno sa com'è il futuro. Neanche io immaginavo qualche anno fa di svolgere la funzione professionale che svolgo ora, lungi da me immaginare che avrei avuto un ruolo di carattere istituzionale. Ma quello che fa la differenza è la capacità di essere curiosi, la volontà di imparare ad imparare. So che non devo dirvelo il giorno del vostro, il conferimento della vostra laurea, ma vi dico che quando avete finito di scalare quella collina, come diceva la metafora utilizzata da Piero Angela, ce ne saranno altre di colline, alcune magari più ripide, alcune meno ripide, alcune più belle, alcune meno belle. Avete imparato come si scalano le colline. Da adesso in poi potrete farlo con maggiore capacità, con maggiore efficienza. Le tecnologie non ci dicono quello che sarà il futuro del lavoro. È sempre più difficile anticipare dove andranno le economie anche di un paese come l'Italia. Quello di cui abbiamo bisogno è di una generazione di persone che non avranno paura, una generazione di persone che vuole, anche come diceva il vice sindaco, conquistare il mondo. E questo significa anche utilizzare tutte le vostre competenze in maniera trasversale. Oggi non siete economisti, ingegneri, letterati, filosofi, giuristi, siete delle persone che hanno imparato a formarsi e in futuro dovrete continuare a farlo anche in maniera forse inattesa. Pochi minuti fa, prima dell'inizio della celebrazione del Graduation Day, ho visitato il collegio dove mi sono formato, vicino a Porta Romana. Una volta lo chiamavamo il Collegio Santa Chiara, oggi si chiama il Santa Chiara Lab. In quel collegio si fa il futuro, si fanno quel tipo di ricerca, quel tipo di formazione, dove ho visto delle persone laureate in lettere utilizzare delle stampanti 3D per produrre i manufatti del futuro, degli esperti di software collaborare magari con degli ingegneri, con dei medici per garantire a delle persone malate delle cure e dei trapianti con tecnologie moderne. È una nuova logica, un nuovo modo di fare ricerca e formazione. Voi sarete forse la prima generazione per cui questo non sarà una sfida difficile, perché venite da un modello di formazione come quello a cui ho fatto riferimento io, in cui ci si laureava in una disciplina e si conosceva soltanto quello, ma siete già una generazione di persone che la pensano in modo molto trasversale. Quindi l'invito che vi faccio è: non so quale sarà il futuro, ma il futuro è nelle vostre mani, il futuro è nelle nostre mani. Facciamo in modo di renderlo non soltanto un futuro migliore, ma un futuro più sostenibile, un futuro in cui questo paese possa spiegare al resto del mondo, così come abbiamo fatto secoli e secoli fa, come si vive bene. Un futuro in cui mi auguro non dovrete trovare lavoro all'estero per realizzare i vostri sogni, ma potrete trovarlo in Italia, perché in Italia si ricomincia a vivere bene. Grazie. È un grande onore per noi invitare a salire sul palco Rosella Postorino, laureata all'Università di Siena, scrittrice, editor, vincitrice del premio Campiello 2018. Scusate, mi rimetterò gli occhiali perché il sole è inaffrontabile. Buonasera e congratulazioni ai laureate e ai laureati dell'anno accademico 2017-2018. Immagino sia stato emozionante per voi concludere un capitolo della vostra esistenza e aprirne uno nuovo, e spero che quest'ultimo sia e sarà stimolante. Beh, sappiate che sono emozionata anch'io di parlare con voi oggi, 17 anni dopo la mia di laurea, che ho conseguito proprio all'Università di Siena. Ma chi se lo sarebbe mai immaginato che mi sarei trovata qui a Piazza del Campo a parlare con tutta questa gente? Il magnifico rettore Francesco Frati mi ha invitata a fare un intervento. Io ho accettato perché così mi sembrava di chiudere un cerchio, di restituire qualcosa di quanto ho ricevuto in quest'Ateneo, di avere l'occasione di esprimere il senso di gratitudine che ho provato studiando in questa città e studiando in generale. Ma non vi nascondo che mi sono anche domandata, con l'immancabile paura che mi porto sempre dietro, che cosa da scrittrice e da editor, da persona totalmente abitata dai libri, potessi dirvi di utile. Poi però mi sono ricordata che prima dell'utilità, per me è sempre venuta la bellezza.
Voi ve lo ricordate, il vostro primo giorno a Siena, quando avete cominciato l'università? Io sì, è stata la prima e unica volta che ho visto mio padre piangere. E piangeva per me. Mi aveva già portata qui per iscrivermi all'esame di ammissione, poi mi aveva portata di nuovo il giorno dell'esame. Niente. E poi ancora cercare una stanza, quando avevamo avuto la notizia che ero stata ammessa. Ma ogni volta mi aveva riportata indietro con sé e in macchina avevamo cantato Lucio Dalla insieme, sempre la stessa canzone, che si intitolava Canzone, appunto. Avevamo comprato la musicassetta in un autogrill. Sì, c'erano ancora le musicassette nel 1996, non per niente era il secolo scorso. E a furia di mettere la ripetizione l'avevamo imparata a memoria. Non credo di aver vissuto con mio padre un giorno più dolce di quello in cui ho sostenuto l'esame di ammissione all'università. E non credo nemmeno di averlo mai ringraziato di essermi stato accanto, di non avermi lasciata sola in quel mio primo tentativo di diventare adulta, anche se diventare adulta mi avrebbe separata da lui. Inaspettatamente ce l'avevo fatta. Ero una dei 150 ammessi al corso di laurea in comunicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia. Dico inaspettatamente perché i candidati erano più di 1600 e ho il sospetto che di fronte a quel numero mio padre ci avesse sperato, che non entrassi, intendo. Così non avrei dovuto trasferirmi, andarmene di casa. Invece una domenica di ottobre si trovò smarrito a lasciarmi in un convitto situato davanti al cinema Pendola, che avrei presto eletto tra i miei luoghi preferiti, perché lunedì avrebbero avuto inizio le lezioni. E dopo avermi salutato frettolosamente, prese di corsa le scale per non farsi vedere con le lacrime agli occhi. Vi sembrerà troppo intimo forse questo racconto, ma devo partire da qui per dirvi che cosa è stata per me l'università. È stata un privilegio. Voi obietterete che lo studio non è un privilegio, che è un diritto, e avete ragione. L'Università di Siena d'altronde me l'ha dimostrato, dandomi la possibilità di studiare quel che più mi piaceva grazie alle borse di studio, anche se di mestiere mio padre vendeva frutta e verdura, e quel che mi piaceva non lo capiva fino in fondo. Però si fidava. A stento, certo, perché lui è fatto a modo suo, ma si fidava. Ogni individuo ha diritto all'istruzione, dice la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma sappiamo che non è così dappertutto e perciò voi e io siamo dei privilegiati. Nel mondo ci sono 57 milioni di persone cui l'istruzione è negata e ci sono 130 milioni di bambini che frequentano le scuole senza tuttavia acquisire le competenze basiche dell'alfabetizzazione, leggere, scrivere e assimilare rudimenti di calcolo matematico. Il 60% quasi di quei 130 milioni sono femmine. Chi è escluso dal diritto all'istruzione, lo dicono le statistiche, rischia un destino di sfruttamento sociale e sessuale, di lavoro minorile e matrimonio precoce. A noi non è toccato. Noi siamo stati liberi di formarci e abbiamo intrapreso gli studi accademici perché credevamo che l'istruzione fosse la via principale per la libertà. Io continuo a crederlo. Sebbene oggi il sapere, la conoscenza non siano più di moda, anzi vengono addirittura stigmatizzati. La fiducia nella ragione pare essersi sgretolata a seguito della crisi finanziaria globale esplosa nel 2008, che ha progressivamente eroso il nostro senso di sicurezza. Da poco abbiamo pubblicato in Einaudi Stile Libero, la casa editrice per la quale lavoro, un saggio di William Davies, professore di sociologia ed economia al Goldsmiths College dell'Università di Londra. Si intitola Stati nervosi e riflette su come e perché i nostri comportamenti, pure e soprattutto quelli politici, sembrino oggi determinati dalle emozioni. In questo libro ho letto che solo il 30% del cervello umano si dedica al pensiero razionale, mentre il restante 70% si occupa di impegni elementari come la protezione fisica. Quando insorge un pericolo, o quantomeno quando lo percepiamo, ci concentriamo di più sulla risposta fisica. Ci preoccupiamo, insomma, della nostra sopravvivenza. Così il sospetto, anzi l'accusa, verso la competenza degli esperti che si sono diffusi negli ultimi anni e che paiono un rifiuto irrazionale della verità, sono piuttosto la risposta al senso di pericolo. Sono il sintomo di un rifiuto verso il sistema con cui la società viene governata. Gli esperti sono ritenuti una nuova oligarchia, la cosiddetta elite, con la quale il patto di alleanza si è interrotto.
Se il sapere degli esperti non ha impedito il peggioramento delle condizioni di vita, si chiedono i cittadini, se non ci ha tutelato, allora a che cosa serve? La reazione è quella di liberarsi degli esperti, ma liberarsi degli esperti non implicherebbe un'autentica espressione e realizzazione dei diritti soggettivi. Questo rifiuto assomiglia più a una forma di esonero dalla comunità e dai doveri che rappresenta. Quasi ciascun individuo fosse disintegrato, solo, solitario, autoreferenziale e legittimato a una specie di autarchia individuale, individualista, dal proprio status di scampato alla crisi. Se non esistono dati oggettivi, se nessun sapere è autorevole, se non ci fidiamo più dei medici che ci curano, degli insegnanti dei nostri figli, se non ci fidiamo della scienza e ci lasciamo convincere che nell'ignoranza alberghi una sorta di innocenza, di genuina purezza, allora siamo davvero in pericolo, non è una percezione. Senza quella che chiamiamo cultura, non è possibile alcuna libertà. Fino a qualche anno fa sarebbe stato banale dirlo, ma oggi purtroppo non lo è più. Oggi è indispensabile. Se il mondo non ci sta bene e vogliamo cambiarlo, ancor più banalmente, dobbiamo conoscerlo. Senza conoscerlo non possiamo neppure immaginare di cambiarlo. Conoscere significa per me avere il coraggio di affacciarsi sulla complessità e di provare a decifrarla, a maneggiarla nel tentativo di comprenderla. Significa attrezzarsi ad affrontare le contraddizioni, le ambivalenze, la difficoltà della convivenza tra popoli, che è sempre complicata perché complicati sono gli esseri umani, per esempio vivono come se fossero eterni e invece muoiono, e perché la ricerca della felicità, diritto inalienabile di ciascuno, si scontra con la caducità dell'esistenza e soprattutto è vincolata alla felicità altrui. Provare a mettersi nei panni degli altri è il tema fondamentale per me. Io scrivo perché scrivere è una maniera per mettermi nei panni degli altri. Solo attraverso gli altri, in fondo, è possibile comprendere se stessi. Vale per chiunque, non solo per gli scrittori. Forse a voi sembrerà frustrante lavorare con i libri e per i libri considerati dati Istat sulla lettura nel nostro paese. Nel 2017 solo il 41% dei soggetti al di sopra dei 6 anni ha letto almeno un libro per scopi non di studio o professionali. Eppure io persevero nel credere che i libri siano centrali per la vita di tutti. Pensateci, da un certo momento in poi la storia del libro ha coinciso con quella dell'umanità. I libri sono stati il modo in cui la nostra storia si è costruita, il modo in cui ne abbiamo conservato memoria, lo strumento attraverso il quale abbiamo potuto attingere alla conoscenza e trasmetterla, sviluppare uno spirito critico, apprendere di civiltà distanti nel tempo e nello spazio, riflettere sul conflitto che della convivenza fa parte. Fidatevi della conoscenza, per favore. Fidatevi del cammino che avete fatto fino a oggi. Coltivate dubbi. Sentitevi in difetto di conoscenza, non perdete la curiosità che di solito accompagna la giovinezza, non trascurate la voglia di esplorare, di approfondire, di capire anche ciò che vi sembra incomprensibile. Non vergognatevi di voler sapere, non crediate che nel non sapere ci sia una forma di innocenza. Nell'ignoranza il rischio di diventare vittime aumenta e la storia insegna che spesso essere vittime può trasformarci in colpevoli. Le persone, abbiate come fine ultimo sempre le persone. Quanto più vi farete condizionare dalla conoscenza della storia, dal valore della memoria, quanto più rinuncerete alle risposte facili e vi obbligherete a considerare la pluralità delle visioni e a verificare le fonti e vi sottoporrete alla fatica che districarsi nella complessità impone, con l'umiltà di capire, quanto più vi interstardirete nella ricerca della felicità, rispettando la felicità degli altri, tanto più sarete liberi. È per questo che siete qui oggi, che avete studiato e che vi siete laureati, per cercare di essere liberi. Auguri. Grazie. Il rettore consegna a Rosella Piccolino la penna dell'Università di Siena.
Invitiamo adesso sul palco la presidente dell'associazione UCN Alumni, dalla dottoressa Cinzia Angeli. Buonasera a tutti voi presenti in questa piazza. Oggi è stata una giornata straordinaria, molto lunga, ma indubbiamente così ricca di emozioni che difficilmente la dimenticheremo. A voi laureate, a voi laureati, do il benvenuto tra gli alunni della nostra università e do un benvenuto speciale anche a Piero Angela. È per noi un grande onore poterlo annoverare tra gli alunni del nostro Ateneo. È sempre una gioia vedervi salire su questo palco per ritirare la pergamena, riconoscimento dell'impegno di questi anni vissuti studiando in uno degli Atenei più antichi del mondo. Sapete che molte università italiane sono tra le più antiche? Anche per questo motivo avete e abbiamo una grande responsabilità verso chi ha creduto prima di noi nell'importanza del sapere, nel ruolo della conoscenza, nel fondamento della cultura. Oggi, in questa piazza, una delle piazze più belle del mondo, voi siete i protagonisti, voi siete quelli che dovranno far sì che quanto appreso nelle aule e nei laboratori guidi il vostro futuro, il nostro futuro. All'inizio di questo pomeriggio vi abbiamo consegnato un segnalibro con una frase di Seneca: non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele. Da velista non posso che sottolineare la forza di queste parole. Vi auguro con tutto il cuore che le vostre vele siano sempre orientate per raggiungere la destinazione prescelta. E per orientare le vele, vi assicuro, serve preparazione. Non si può improvvisare, perché il rischio che si corre non è solo quello di navigare più lentamente, ma quello di non arrivare nella rada dei propri sogni. Lo scriveva Leonardo da Vinci: quelli che si innamorano di pratica senza scienza sono come il nocchiere che entra in naviglio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada. Regolate le vele sapientemente, leggete il vento attentamente e realizzerete i vostri sogni. Preparatevi, impegnatevi, mettetevi sempre in discussione in un mondo in continuo cambiamento, come ha fatto Rosella Postorino, alumna eccellente del nostro Ateneo. Grazie Rosella per aver accettato l'invito del nostro rettore. Grazie per il tuo lavoro, per i tuoi libri, per la bellezza che doni. Oggi, durante il tuo intervento, hai ricordato il privilegio dello studio accademico, un privilegio ancora più grande per noi che abbiamo avuto la possibilità di studiare in questa università. Un campus urbano nel cuore dell'Italia, ricco di storia, cultura, tradizione, innovazione e passione. Un periodo e una città, Siena, che resteranno ancora nei vostri cuori e che vi porteranno a tornare per provare a rivivere la magia degli anni appena trascorsi. L'associazione UCN Alumni è nata proprio da questo legame profondo con l'università, con la città, che ha spinto tanti, tantissimi di noi a tornare per incontrare di nuovo gli amici, i colleghi, i docenti, ma soprattutto per portare il proprio contributo come alunni, per dare, per donare, dopo aver ricevuto molto da questo Ateneo: conoscenza, sapere, relazioni, legami. Sono già passati 5 anni dalla costituzione dell'associazione e non posso che ringraziare ancora una volta il rettore, il professor Francesco Frati, ed il suo predecessore, il professor Angelo Riccaboni, per aver voluto fermamente la sua nascita, per aver promosso e supportato il suo sviluppo. Oggi siamo più di 11.000 e tanti sono i programmi e le iniziative lanciate per far sì che gli alunni siano una forza positiva per l'Ateneo, per la società, come, permettetemi di ricordare, l'Ode in Future, l'appuntamento ad aprile per prepararsi ai cambiamenti in atto, connessioni, gli approfondimenti su tematiche trasversali, momenti di condivisione e riflessione. E poi il programma di mentoring, il primo in un'università pubblica, e gli incontri Grow With Us, per lo sviluppo di competenze utili per il mondo del lavoro. Attività, incontri, resi possibili
grazie a tanti di voi oggi presenti in questa piazza, alunni, docenti e studenti che hanno condiviso il loro sapere, le loro esperienze, i loro network e che hanno investito il loro tempo. In inglese questo concetto è espresso molto bene dalle parole give back, restituire, dare indietro parte di quanto è stato ricevuto, e noi come alunni possiamo veramente restituire molto. E se, come scrisse Albert Einstein, il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace di prendere, in questi 5 anni ho incontrato persone di grande valore. Grazie di cuore a tutti voi che avete permesso all'associazione di vivere e di crescere. Anch'io in questo tempo ho cercato di dare, di condividere quello che ho appreso durante la mia formazione e perfezionato con la mia esperienza professionale. Doveva essere un cerchio che si chiudeva, ma vi assicuro che non è così, non è stato così e che non è così. Il cerchio non si è chiuso, non si chiude. Il cerchio è diventato una spirale che si muove verso l'esterno, che trova nuova energia e che continua il suo movimento. Perché nel nostro Ateneo non si smette mai di ricevere. Continuo a ricevere molto, anche da alunna. Ricevo i sorrisi degli studenti che trovano la loro strada, l'entusiasmo dai nuovi progetti dell'associazione, consolido legami, creo nuove amicizie e imparo ancora tanto. Forse, proprio come diceva Goethe, vuoi vivere felice? Viaggia con 2 borse. Una per dare, l'altra per ricevere. E a proposito delle 2 borse, alcuni mesi fa abbiamo lanciato il primo crowdfunding, la prima raccolta fondi per una buona causa, una campagna per offrire un premio di studio in memoria di Marc Assiombonto-Sceau, lo studente scomparso prematuramente 1 anno fa e al quale è stata riconosciuta una laurea postuma durante lo scorso Graduation Day. Una campagna nata per dare ha donato a noi tutti moltissimo. La storia di Marc, in primis, la grande partecipazione ed il coinvolgimento della comunità accademica, i tanti messaggi e le condivisioni rappresentano sicuramente molto di più di quello che abbiamo dato. Un altro progetto di come gli alunni possono essere un punto di connessione tra generazioni, tra università e società. Concludo invitandovi a diventare, voi tutti laureati e laureate, parte attiva del nostro network. Abbiamo bisogno di tutti per continuare la spirale virtuosa e per costruire insieme un futuro ricco di opportunità e di bellezza, come ci ricordava Rosella. Ringrazio il magnifico rettore Piero Angela, Rosella Postorino, il consiglio direttivo e il gruppo comunicazione dell'associazione, le society UBES e USOPS. L'Università di Siena con le persone che quotidianamente contribuiscono a rafforzare il nostro network, in particolare Marta Moschini e tutti gli studenti, forza positiva del nostro Ateneo. Ci vediamo in Fortezza stasera per festeggiare questa giornata straordinaria e dalle 22:30 ci sarà il party, il Graduation Day. E buon vento a tutti e un grande futuro. Grazie. Invitiamo sul palco Azzopi Aolù, studentessa nel corso di laurea in Scienze delle Amministrazioni all'Università di Siena, vincitrice del premio di studio in memoria di Marc Assiombonto-Sceau. Il rettore e la presidente dell'Associazione di Siena Alunni consegnano la pergamena del titolo di studio in memoria a Marc Assiombonto-Sceau. Invitiamo il rettore a dare lettura della pergamena per la pubblica proclamazione
cui seguirà il tradizionale lancio del tocco. Nos Franciscus Frati, Senarum Universitatis Studiorum Magnificus Rector, declaramus Dominas Dominosques, quos moda commemoravimus, ad gradum doctoris esse admissus, anno septingentesimo, septuagesimo, septimo, a studio generali Senensi Istituto. Viva l'Università, viva l'Università di Siena! Grazie a tutti! Ringraziamo tutti per aver partecipato al Graduation Day dell'Università di Siena. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera nella Fortezza Medicea, a partire dalle 22.30, con la musica dei De Schema e il DJ set. Grazie a tutti, buona serata!